Un altro sfidante. Spero che tu sia più resistente dell'ultimo. Per gli dèi! La statua ha preso vita! Non sono una statua, figliolo. Se non comprendi ciò che hai di fronte, come potrai intrattenermi? Che cosa sei? La Sfinge. Guardiana della verità e della conoscenza. Perché sei qui? Gli dèi mi hanno inviato a proteggere questo luogo, ed è quello che faccio da allora. Sono qui per un'altra ragione. No? E allora dimmi, perché sei qui? Proteggi un oggetto di grande potere. Mi è stato chiesto di riportarlo nel luogo a cui appartiene. Una causa davvero nobile. Purtroppo non posso acconsentire. È troppo importante e non me ne andrò senza. Il potere che custodisco non è per i deboli di spirito. Io posso resistere. La ricerca di conoscenza giustifica ogni sacrificio. Se risponderai saggiamente alle mie domande, ti dimostrerai meritevole. Cos'è molto antica e talvolta nuova, bianca ma a volte rosa, mai vuota, ogni tanto piena, non spinge mai, poiché sempre attira. La luna. Una scelta interessante. Questa cosa tutto divora, uccelli, animali, alberi, fiori. Erode il ferro, morde l'acciaio, riduce persino la pietra in ghiaia, distrugge città, uccide sovrani e rende anche i monti piani. Il tempo. Sono colpita. Cos'è grande ma non cresce mai? Ha radici invisibili. Ed è molto più alto degli alberi? Una montagna. Affascinante. Un soggetto interessante. Ora sfrutta ciò che hai appreso e tocca i simboli che riflettono le tue scelte.
Ligea! No! Ligea! Ligea!
Egea deve aver raccolto il manufatto e si è trasformata in quella creatura. Chissà quante persone sono diventate il... Io dico che qualcuno un giorno si ricorderà di noi. Ecco, sono qui! Gli dèi sono dietro questa porta! Ascolta! Non volevo assentarmi così a lungo. Citera è... Beh, se vuoi scatenare una nuova pestilenza da qualche parte... Decisamente non è quello che mi aspettavo. Mimetizzazione. Un mero trucco per allontanare gli empi in cerca di gloria. Ah, li senti anche tu? C'è qualcosa qui. E qualunque cosa sia, dal rumore, deve essere 2 o 3 volte più grande di un essere umano. Presto, usa il disco! Apri la porta! Ci attendono! Qualunque cosa sia, sono pronto. Fratelli e sorelle! Sì, esamina la mia carne da vicino, mortale. Eccolo qui! Il regno dell'eternità! La casa degli dèi, sì! Creatori dell'universo! Allungate le vostre possenti mani e innalzatemi così nei cieli! Malaka! Sono sempre più grossi. Non sembra contento. Vediamo se riesco a farli. Ah!
perché credevo che Empedocle fosse il più carino della famiglia. Come on.
sono grande, più devo infilzarli. Minotauro del cazzo. E andiamo! Thank you.
ucciso il Minotauro! Mia madre sarebbe così fiera di me! Il Minotauro è morto. Grazie per l'aiuto, Ardo. Dov'è mio padre? Ho perlustrato il labirinto e... Mi dispiace, Ardo. Ti dispiace? Perché? Ascolta. Avevi detto che l'avresti salvato. Hai mentito. Torna lì dentro e trovalo. Ardo... Avevi promesso! È morto, Ardo. Non possiamo resuscitare i morti. Ma possiamo farcene una ragione. Ho paura di dimenticarmi di lui. Non voglio dimenticarmi di lui. Prendilo. Come suo ricordo. L'anello di mio padre. Grazie. Grazie. Credo che dovremmo andarcene. Che cosa farai ora? Non lo so, Mistios. Senza mio padre. Non lo so. Forse puoi scoprirlo con lui. Ardo. Ricorda, non sei solo. Ci sarà sempre qualcuno che ti vorrà bene. E sta lontano dai guai. Sai che non posso promettertelo. Ci penserò io, Mistios. Grazie. Andiamo a casa, Ardo. Mi piacerebbe.